È finita in parità 1-1 la sfida delle Casini tra i locali del Trestina e la San Giovannese. Una partita dai due volti, con un primo tempo dominato dagli ospiti che sono riusciti a portarsi in vantaggio con Zar. Poi però nel secondo tempo è sceso in campo un altro Trestina che ha trovato la rete del pari con Dicato. Prima dell'inizio del match è premiato Matteo della Spoletina per le 100 presenze in bianconero. Pronti via e la San Giovannese ci prova subito con la conclusione di Nannini al quarto, parata in tuffo da Tosai. Il numero 1 del Trestina viene impegnato anche al settimo quando l'ex Narnese Zar ci prova con questo calcio di punizione respinto da Tosai. Gli ospiti insistono, alle 18esimo cross di Poli e colpo di testa di Zar para ancora Tosai. Ben più pericolosa la conclusione di Migliorini che al 42esimo costringe il numero 1 del Trestina a rifugiarsi in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo dalla sinistra battuto dallo stesso Migliorini arriva il colpo di testa vincente di Zar che insacca il pallone che vale l'1-0 per la San Giovannese. Con questo risultato le due squadre rientrano negli spogliatoi per l'intervallo. Nel secondo tempo la partita cambia totalmente con il Trestina che macina gioco e crea diverse opportunità. Al 50esimo cross di Convito e girata mancina di Morlandi, Cipriani para a terra. 3 minuti più tardi, dopo la bella giocata di Belli, Cenerini da buona posizione spreca tutto calciando alle stelle. Al minuto 58 è ancora Morlandi a provarci, ma la conclusione è centrale, Cipriani non ha problemi a bloccare la sfera. Poco dopo Ceccuzzi fa partire questo bolide, bravo il numero 1 della San Giovannese, ad allungarsi e spedire la palla in calcio d'angolo. È il preludio al gol del pareggio che il Trestina trova al minuto 69. Rimessa laterale lunga di Della Spoletina, spizzata di testa di Morlandi e girata vincente del neo entrato di Cato, che non lascia scampo a Cipriani e insacca la rete dell'1-1. I bianconeri a questo punto ci credono ed è ancora di Cato ad avere una chance, ma stavolta la sua conclusione viene ribattuta da Migliorini. Dall'altra parte è Zara a rendersi pericoloso, ma il suo colpo di testa finisce alto. E allora, dopo 6 minuti di recupero, finisce così al Casini. Trestina 1, San Giovannese 1.